Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo insieme la resina liquidissima della Resin Pro. Bene, allora, io non voglio solamente farvi vedere come funziona questa resina, ma proprio io, Annalisa, voglio proprio metterla alla prova. Nel senso, ho visto che è molto liquida, in altri video ancora io non l'ho provata. Anzi, l'ho appena aperta perché dico la prima del video, prima di fare una brutta figura come al solito. Allora, la voglio proprio mettere alla prova, nel senso che ho visto che è molto liquida, perciò vorrei provare insieme a voi gli stampi più brutti che ho, nel senso. Vi ricordate questo stampo? Spero che si veda internamente. Sì, ecco così, sì. Questo è lo stampo in cui vabbè, ok. Lo stampo nel quale io facevo questo cuore e ogni volta che lo facevo lo buttavo perché non mi entrava la resina all'interno di questi ghirigori. Essendo che questa è molto liquida, penso che dovrebbe entrare proprio all'interno di ogni ghirigoro. Poi vi ricordate anche questo stampo? Questo è lo stampo della rosa, quella che ogni volta buttavo perché non mi riusciva mai. E anche questo lo metteremo alla prova. E poi questo che è uno stampo con tutte le lettere dell'alfabeto. Dalla Z, anche le lettere inglesi, e sono molto piccole e voglio vedere se proprio riesce ad entrare in ogni piccola fessura, eccetera, eccetera. E niente, come sapete, l'ho presa questa, ok, questa resina mi è stata regalata da Danilo Laporta, che sarebbe come si dice, il capo della Resin Pro, tra virgolette. E praticamente me l'ha donata per poterla testare, ma ancora questa liquidissima non l'avevo ancora provata. Perciò ci servirà la, come si chiama, la bilancia di precisione, un bicchierino, io uso questo trasparente così potete vedere tutto, un qualcosa per mescolare, io uso questo, ops, io uso questo, la resina ovviamente, e i pigmenti oppure se volete i colori acrilici, scusate, i colori acrilici, oppure anche, che ne so, il pentasol, quello in pasta. Ebbene, cominciamo. Apriamo. Ah, questa resina, come anche le altre, come potete vedere, aspetta un attimo che si mette a fuoco. Dai. Cellulare, metti a fuoco. Ecco. Anche questa, come le altre resine, si diluisce componente A100 e componente P60. Questo è il componente B. E andiamo a miscelare queste resine. Questa resina, guardate. Mettiamo. Se. Ok, prima dovrei accendere la bilancia. Mettiamo 6 di componente B. Qui 6 di componente B, vi faccio vedere che sono 6 grammi, penso che lo vediate, sono 5,9, non sono 6 ma comunque è la stessa cosa, e 10 di componente A. Aspettate che riesco ad aprirlo un secondo, ecco, metto di nuovo. Ok, e 10 di componente A. Perfetto. Adesso mettiamo qui la resina. Togliamo la bilancia che non ci serve più. E cominciamo a mescolare pian pianino. Mi raccomando, piano, anche se questa resina non fa moltissime bolle, anzi quasi niente, per non dire completamente niente, però è sempre bene mescolare in modo molto lentamente e molto piano.
Se notate che non sto usando la mano sinistra per tenere nemmeno il bicchiere, è perché praticamente vi faccio vedere un secondo. Guardate, non so se si nota, ma mi sono ustionata. Ho una bolla enorme e non riesco a tenerla lontano dal ghiaccio. Appena sposto il dito dal ghiaccio inizio a soffrire come una disgraziata. Mi fa malissimo. Mi brucia da morire. Tanto in questo momento non ci servirà la non mi servirà la mano sinistra, perciò. Ok. Permettetemi vedere. Guardate. È completamente trasparente. Invece quella della prossima resta un pochettino, come si dice, non limpida, non, così, non completamente limpida. Allora, vorrei colorare questa resina con un pigmento che mi piace particolarmente, appoggio qui la nostra cosina, che sarebbe questo di qua, che è delle brochette, ma mi piace tantissimo e vorrei provare a metterlo nella resina. Aspettate che lo apro. Qui e andiamo pian pianino a metterne poco alla volta. Dai, ecco. È un pigmento per occhi questo del Libro Scema. A me piace tantissimo, così vorrei provarlo a usare nella resina. Ecco qua. Wow. Guardate quanto è bello. Avevo ragione che era stupendo. Un attimo, solo che provo a girare meglio perché. Mio Dio, già mi brucia il dito. Ecco qui. Perfetto. Come vedete è pure pieno 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 di brillantini. Non c'è bisogno nemmeno che mette glitter perché è sia perlato che brillantinato. Questo qui lo usavo moltissimo. Per struccarmi gli occhi, lo usavo come base prima, ma adesso, siccome ce l'ho da tanto, non mi va più di usarlo sugli occhi, così ho deciso di metterlo nella resina. Bene, cominciamo a colare la resina. Piano piano. Oddio, non so se lo vedete, ma si infila sola sola nelle fessure. Danilo, quando ho questa. Ok, mi ha regalato questa resina per fare la recensione. Mi ha detto che questa resina, la liquidissima, proprio la liquidissima, si comporta come l'acqua. Praticamente è come se fosse acqua. E come potete vedere, non so se lo vedete voi veramente, si mette sola dentro le fessure. Si vede precisamente che entra dentro da sola. E questa cosa mi sta rendendo veramente felice perché. Come vedete, questo stampo non l'ho più utilizzato da quella volta perché mi sono stufata a buttare le creazioni. Ecco qui, mettiamolo da parte. Adesso andiamo a fare questa rosa. Ecco. Lo sbatto magari un po' così entra meglio. Mi è caduta una goccia. Ecco qua. Anche questa è fatta. Mettiamola qui da parte e andiamo a colare la resina in queste letterine. Forse è meglio che utilizzo il lastuccino che avevo poco fa in mano. Era da tantissimo tempo che volevo fare queste letterine con la resina, ma ovviamente non le facevo perché avevo il terrore che mi restassero sempre deformate. Ma adesso che voglio mettere alla prova questa resina, vedremo un po' cosa ne uscirà. Io dico che verranno bene, ma poi vedremo.
qui. Adesso velocizzo un po' il video, se no non finiremo mai. Bene, eccoci qui, ritornati col risultato. Andiamo a vedere se effettivamente questa resina entra in tutte le microfessure. Aspettate un attimo che taglio questo pezzo perché, ecco, era in più. E niente, l'ho fatto asciugare per circa 24 ore perché io faccio asciugare sempre la resina circa 24 ore. È fuoriuscita perché io l'ho mossa, non c'entra niente la resina. E niente, andiamo a vedere il risultato. Per prima cosa vediamo questa, che è la rosa, che non sono mai riuscita a fare. E speriamo bene. Oddio. Oddio, sì. Sì. È uscita fuori. Ops. Forse ce l'abbiamo fatta, questa resina è stupenda. No! È bellissimo! Sì! Ovviamente dovrò poi delineare qui i bordi perché sono fatti male. Ma comunque guardate, l'effetto è venuto. L'effetto del cuoricino che era tutto con i ghirigori. Con l'altra resina non mi riusciva. Già questa cosa mi rende super felicissima. Ma adesso la sfida più grande che ho dato a questa resina. E vediamo se è riuscito. Andiamo pian pianino a vedere. Già la A è andata. Ce l'abbiamo fatta. A. No, guardate che meraviglia. Sono strafelicissima. Io questa resina credo che la utilizzerò soltanto per queste cose così piccoline, piene di... è bella! Piene di dettagli, perché guardate che meraviglia. Macchiolina fa come una pazza, perdonatela. Ovviamente poi toglierò tutte queste cosine in esuberanza. È ancora un po' morbidina comunque la resina, eh. Vediamo questa F. Oh, si è creata una bolla qui, ma non ha tutti i torti perché io non ho controllato bene. Dov'è? Eccolo qui. Comunque non è male, si vede bene lo stesso. Laggiù. Perfetta, la N, spettacolare, la M, la L, la K, J, I, H, ormai era uscita fuori, la U, che è caduta. Perfette, tutte perfette sono, tranne mi è capitata una bolla nella F, ma niente di che. Perfino la R è venuta perfetta. La Q, la P, la O, la Z, la Y è caduta, la X, la W e la V. Insomma, io devo essere sincera, sono rimasta molto molto contenta di questi risultati, spero che anche a voi vi sia piaciuto. E niente, questo era il video per la resina liquidissima della Resin Pro. La mia impressione è stata very 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 good. Devo essere sincera, dopo aver visto questo, come si dice, questo cuoricino, sono rimasta veramente folgorata. Spero che anche voi la utilizziate. Ringrazio tantissimo Danilo Laporta per questa collaborazione. Spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia stato utile. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!